Benvenuti viaggiatori, sono Grizzly e questa qua di lato è la mia Sun Ultra 5. È stato uno dei primi sistemi diverso da PC su cui ho messo le mani, ma soprattutto questa macchina è stato il mio primo acquisto eBay nel lontano 2004. Ce l'ho ancora qua di lato, ancora è funzionante. La ho, tra le altre cose, messa proprio qua perché in questi giorni, appena mi libero il laboratorio, devo anche rimetterla in funzione. La volta scorsa vi ho parlato della mia esperienza con Amazon, quindi questa volta mi sembra corretto parlare anche della mia esperienza, certamente più positiva, su eBay. Per cui cominciamo. Sigla! Nel vlog scorso, che trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, vi ho parlato della mia esperienza negativa con Amazon. Ora, non sarei onesto se dicessi che la mia esperienza con eBay è stata completamente positiva, quindi la prima cosa di cui vi voglio raccontare è sicuramente la più grossa fregatura che ho preso su eBay, ed è stato l'acquisto di un videoproiettore a LED, una spesa di circa 100 dollari, che il venditore non ha mai spedito. Avrebbe dovuto spedirla con il Corriere Espresso, cincischiava parecchio prima di dare il tracking. Poi mi del tracking di una raccomandata cinese. Me la presi un po' a male, era molto lento a rispondere ai messaggi e questa raccomandata cinese, tra le altre cose, non compariva mai su 17 Track, finché, preso da un sospetto, non verificai il numero della raccomandata su Poste Italiane, scoprendo che era un numero non valido. Ma a quel punto il venditore non rispondeva più e il mio tentativo di aprire una contestazione su PayPal fallì, perché purtroppo all'epoca PayPal consentiva di aprire una contestazione entro 45 giorni dal pagamento, dato che la spedizione di roba dalla Cina è molto lenta, ci volevano 30-40 giorni. Io mi ero fidato in buona fede, quando cercai di aprire una contestazione su PayPal era passato troppo tempo. È la cosa per cui un po' mi mangio le mani, perché ho perso praticamente quasi 100 euro, ma è anche la cosa dalla quale ho imparato a tenere sotto controllo in maniera corretta tutte le transazioni che faccio online. Piano piano su eBay sono cresciuto, tanto. Solo come acquirente, nel momento in cui sto registrando, ho più di 500 feedback, 544 feedback, e una stella porpora. Questi feedback sono quasi tutti fatti con venditori che stanno fuori dall'Italia, con venditori cinesi, ma sono anche feedback ricevuti facendo transazioni in Italia. Quando ho bisogno di qualcosa molto velocemente, e ho bisogno magari di qualcosa con la garanzia italiana, preferisco acquistare in Italia, ma altrimenti acquisto in Cina, acquisto a Singapore, acquisto a Hong Kong, senza grossi problemi. La cosa molto simpatica è che moltissimi venditori cinesi hanno avuto problemi con gli acquirenti italiani, quindi tendono a non fare spedizioni in Italia, però in moltissimi casi ho contattato venditori con inserzioni in cui dicono che non spediscono in Italia, ho chiesto gentilmente se erano disposti a spedirmi in Italia con una raccomandata, con il tracking, di guardare i miei feedback, e ho sempre avuto risposte positive, anzi in moltissimi casi addirittura dei venditori mi hanno risposto «Sì, sì, so che tu hai già comprato delle cose da dei miei colleghi, quindi ci fidiamo tranquillamente». Una delle cose che mi piace fare più spesso per scoprire novità dai negozianti cinesi è quella di gonfiare la PostePay di una decina di euro. Uso sempre questo verbo, gonfiare la PostePay, poi dico «Ragazzi, tappatevi le orecchie, potrebbe scoppiare», oppure il cinese, dopo averne aspirato il contenuto, potrebbe mettersi a cantare con la vocina da elio. Comunque, mi metto a ravanare tra i cataloghi di attrezzature, praticamente cerco una cosa che magari ho già da qualche venditore cinese, apro il negozio e mi metto a sfogliare il catalogo del negozio. Adoro vedere soprattutto quelle traduzioni improbabili, ma al di là delle traduzioni cinesi, quello che mi piace è appunto guardare, scoprire prodotti nuovi, scoprire magari prodotti un pochino bizzarri, quelle cosine simpatiche che costano magari un euro, 99 centesimi, un paio di euro, e ordinare cose a caso per vedere un po' cosa sono, vedere un po' come si comportano, vedere un po' qual è la qualità. Ora, a causa di un piccolo problema logistico con le poste, io mi faccio spedire i pacchi presso un fermoposta, che è un amico che ha un negozio. Cerco sempre di spiegare con molta attenzione ai venditori, attenzione, sull'etichetta scrivi l'indirizzo in questo modo, e diverse volte mi capita di dire «Guarda, se hai dei dubbi, a questo indirizzo c'è un'etichetta che puoi stampare e mettere direttamente sul pacco come etichetta del destinatario». Dovrebbe essere abbastanza chiara questa frase, la metto in lingua inglese, molti venditori sono di Hong Kong,
Kong si suppone che parlino inglese come lingua secondaria. Fatto sta che mi è capitato di ricevere un pacco in cui, invece di aver stampato l'etichetta, ci ha stampato l'indirizzo web dell'etichetta. Come potete immaginare, il mio lavoro di acquisto di attrezzature dalla Cina è piuttosto proficuo, ragion per cui già da tempo in ufficio tengo il doppio orologio, quello con l'ora italiana e quello con l'ora di Shenzhen e Hong Kong, perché così so quando stanno chiudendo gli uffici. Molti uffici chiudono lì alle 18, quindi so fino a che ora sono in grado di poter fare domande ai venditori e attendermi delle risposte. In mezzo a tutte le minuterie che compro, ogni tanto trovo qualcosa di simpatico, di funzionale, qualcosa che so che potrebbe attirare l'attenzione di altri, allora, in collaborazione con qualche collega, quindi ricontattiamo il venditore per effettuare una transazione privata su PayPal e ordiniamo magari, non so, una cinquantina, una sessantina, un centinaio di questi gadget per farci arrivare un bel pacco col Corriere Espresso da poter rivendere qui in Italia. Così facendo, per esempio, qualche tempo fa, nel periodo natalizio, io e un collega abbiamo acquistato moltissimi gadget perché volevamo fare proprio delle vere e proprie strenne per amici, parenti e non solo. Abbiamo ordinato tutto questo materiale in due grosse mandate. I primi di dicembre un primo ordine arrivato con il Corriere in 5-6 giorni, e dopo una decina di giorni un secondo ordine, ancora un po' di questi gadget perché eravamo riusciti a venderli tutti, più altro materiale da assaggiare, due ordini piuttosto corposi su PayPal. Il fornitore di Hong Kong aveva tutti i miei contatti, insomma, fatto sta che dopo qualche giorno io sono lì tranquillo in ufficio che sto lavorando, mi suona il cellulare, prendo il cellulare e sopra c'è una sfilza di numeri che non finisce mai. E lo guardo. Ma che è sta roba? Boh, forse mi sta chiamando un call center. E dall'altra parte, invece, c'è uno che parla in inglese con una fortissima inflessione cantonese. Era Bruce, il fornitore di Hong Kong. So che il suo nome era veramente Bruce, perché gli avevo anche spedito della roba io. A Hong Kong succede che ci sono persone che hanno un nome di origine britannica, perché comunque è stato un ex protettorato britannico, e sto ragazzo mi ha telefonato da Hong Kong per farmi gli auguri di Buon Natale. E comunque ho avuto tante soddisfazioni acquistando roba dalla Cina, ho avuto qualche soddisfazione acquistando roba su eBay anche dall'Italia, alcune cose le ho comprate su eBay dall'Italia, la ventosa con cui sto tenendo su l'Allegria in questo momento l'ho comprata su eBay, quindi direi che è sicuramente il sito su cui ho fatto più acquisti e grazie al quale sono riuscito a fare più affari interessanti. Ed ecco quindi la mia domanda: voi acquistate su eBay? Siete utenti attivi? Avete venduto qualcosa su eBay? Oppure acquistate magari su altri siti basati sulla Cina, non so, Gearbest, Banggood, TomTop, AliExpress, roba di questo genere? Acquistate un po' dal parte, un po' dall'altra? Acquistate di più su Amazon? Acquistate su altri negozi online? Non mi dite che sono l'unico che carica ogni tanto la carta e si mette a comprare fesserie cinesi, vi prego! Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDPOTR. Bene ragazzi, sono Grizzly, spero di essere riuscito a intrattenervi, a farvi sorridere pensando a tutte le fesserie che compro in Cina, o magari pensando al cinese che mi ha telefonato per farmi gli auguri di buone feste. Se ci sono riuscito, vi invito a fare pollice in alto e a condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram. Magari se avete qualche amico che compra tantissimo in Cina, condividete il vlog anche con lui, non so. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. E tranquilli, il buon profumo di nuovo iscritto arriva subito appena si clicca su iscriviti, non c'è bisogno di aspettare i tempi tecnici della spedizione da Hong Kong. Inoltre, se seguite il mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Sono Grizzly e ho concluso, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!